universale è un orologio fatto così. Noi abbiamo l'orologio con le lancette, no? Gira la giornata, facciamo 24 ore, gira la giornata. O se si facesse un orologio che in realtà ti indica anche quanti giorni sono passati con la lunghezza della lancetta. Cioè la lancetta si allunga sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Cioè è una lancetta che ti dice in qualche modo determinate cose. Ecco, noi abbiamo fatto un orologio di questo genere. L'orologio di questo genere, ne vedete l'equazione sopra, guardate che l'equazione è un E elevato a qualcosa. La derivata perché? Perché la derivata prima di E elevato a qualcosa è E elevato a qualcosa, cioè non cambia mai la derivata prima, la derivata seconda, la derivata terza di quella funzione E alla X è sempre E alla X. E quindi ci serve per poter prevedere il futuro. Perché se questo è vero, tra parentesi, e vedete che ci sono le solite formule nel mezzo della situazione, vedete che la derivata prima, derivata di y su dx, è guarda caso pi greco diviso sezione aurea. Ma che strano, vedete? È il termine 1,94161. Ma questo accade solo quando ci sono multipli di 360 gradi, cioè tutti quei punti che sono caratterizzati dallo stesso angolo, sia che sia percorso un giorno, un anno, 100 milioni di anni, quindi c'è lo stesso angolo, invece di essere 360 gradi è 36.000, 360.000, 3.600.000, tutti hanno la stessa derivata, che guarda caso è pi greco diviso sezione aurea. Ma che strano. Allora qui possiamo fare dei conti. Sostanzialmente, vedete, vi faccio vedere. Ecco, prendiamo gli assi cartesiani. Questo, il raggio, e quello verticale. Questo è lo spazio-tempo. Questo è l'energia. E questo è il raggio, cioè il tempo. Il tempo in realtà è sì anche questo angolo qui, ma anche la lunghezza della lancetta, ovviamente. Allora cosa si può vedere? Si può vedere spazio, vedete tempo, e vedete energia. C'è una cosa interessante da vedere, che è questa. Il centro del grafico, vedete che le strisce si allontanano sempre. È come se noi fossimo di fronte alla rappresentazione dello spazio-tempo, come lo rappresenta Einstein, che si piega. E questo è come un buco di gravità. Questo ha a che fare con il tempo, perché la gravità e il tempo sono collegate tra di loro. Perché alla massima gravità il tempo non esiste. Quindi quando te sei al centro, qui il tempo è fermo. Mano a mano che ti allontani, il tempo correrà più lentamente. Più velocemente. Vedete, questa distanza è sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande. Guardate, funziona in questo modo. Questa è la lancetta che gira e a un certo punto, quando te la fai girare, un giorno, due giorni, tre giorni, tre anni, vedete, cambiano lì le condizioni e poi a un certo punto della tua vita, questo è l'orologio della tua vita, ti fermi a un certo punto. E a questo punto tutti i punti che sono legati a questa retta, tutti i punti, hanno, mentre si incrociano con questo grafico, la stessa derivata prima. Cioè, se te a 5 anni ti è successa una cosa in quel giorno lì, ti va a risuccedere qualcosa di simile fra 20 anni, cioè nello stesso istante in cui c'è la derivata prima. Questa cosa prevede che ci sia una risonanza degli eventi che sono sostanzialmente ciclici, come dicevano gli antichi, che dicevano che il tempo è circolare, come dice la fisica quantistica moderna, che dice che il tempo è circolare, non lineare, come diceva Sant'Agostino, che è un'altra cosa. E noi che cosa possiamo fare? Possiamo sostanzialmente, vedete, e qui c'è la spiegazione di tutto quello che sta accadendo, sostanzialmente possiamo
usare un modello del genere che va dimensionato per ogni persona, e per dimensionarlo ci sono due banali costanti che si aggiungono nella formula, una A e una B, che si aggiungono al posto di uno, vedete, uno per E, quel uno ce l'ho messo per fare le cose semplici, ma è un numero che dipende da quando vogliamo cominciare a contare. Se vogliamo cominciare a contare dall'anno 0 di nascita, 1, questo è il modello. Se te ci metti 100 vuol dire che cominci da 100 anni e poi vai avanti e così via. Ognuno deve essere modellizzato, adattato alla persona. Però questo modello sei in grado di dire che se una cosa che ti è accaduta una volta di un certo tipo deve riaccadere, la probabilità che ti accada dopo un anno, 2 anni, 3 anni, 3 giorni, 4 ore, 5 minuti, dipende da questo orologio, perché è il momento in cui le derivate prima rimangono uguali. Questo sostanzialmente ha a che fare col bioritmo. Avete mai pensato, ma che strano, il bioritmo, no? Che è quella specie di fesseria che si legge su Novella 2000 a volte, che però dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto. Il bioritmo poi, vedremo fra un attimo, fra un po', che è una trasformata di Fourier. Ma in due medici che hanno scoperto il bioritmo in due momenti di vita diversa e che studiavano sostanzialmente statisticamente i momenti up e down dei loro pazienti e che hanno capito che c'erano tre equazioni d'onda, una mentale, una spirituale e una animica, diremo noi oggi, che in qualche modo influenzavano ciclicamente con delle frequenze diverse. Altro non è che questo orologio qui, però descritto in un modo un pochino più matematico. Allora bisogna capire questa cosa qui. Ma il buon giapponese aveva fatto un modello che parlava di queste cose, e guardate che cosa succede nel modello giapponese, che è questo. C'è una equazione che vedete R per E elevato a qualcosa. E elevato a qualcosa è proprio l'equazione che abbiamo usato noi. E R è il raggio che si allunga sempre di più. Ma guarda Kumamoto, si chiama così, che ha fatto la stessa cosa che stiamo facendo noi. E in qualche modo lui, per risolvere questa equazione, se la complica un po', moltiplica il primo e il secondo termine per un E elevato alla meno I qualcosa. Al di là del l'incasinamento matematico, lui sta facendo una cosa che scopriremo si chiama trasformata di Fourier. E cioè, la vedremo perché è fantastica la trasformata di Fourier, ci permette di capire che noi qui stiamo guardando un universo che non esiste. E mette, e fa la sua equazione, chi poi se la vuole studiare se la guarderà con calma e ci studia sopra, ma la cosa interessante è questo grafico. Questo è, vedete? Fi col puntino sopra, teta col puntino sopra, cioè è la derivata prima di questa equazione che fa vedere come possano diversi eventi accoppiare tra di loro. Qui completamente gli eventi sono scazzati, ognuno si fa i cazzi suoi. Quando gli eventi vanno in fase, diventano una linea retta, cioè la derivata prima della funzione diventa uguale. Capite? L'orologio sincronico perfetto. Tutti i punti in cui la lancetta ha quella inclinazione lì, prolunghi la lancetta e vai a vedere tutti gli eventi che hanno la stessa derivata prima, cioè la stessa sincronia, cioè accade quello che è accaduto prima. E questo lo puoi fare utilizzando o un solo orologio, una sola vita, oppure tanti orologi e tante vite, e comprendere che c'è una equazione precisa che mette insieme tutti gli orologi. E questa equazione che mette insieme tutti gli orologi è proprio la trasformata di Fourier. Vedete? E in tutto questo c'entra l'entropia. Perché? Perché l'entropia è una misura della simmetria dell'universo. E che cosa accade quando i pendoli cominciano a pendolare tutti nello stesso modo? Che la simmetria del sistema aumenta, perché prima ognuno, caoticamente parlando, faceva quello che voleva. Invece in questo contesto si vede chiaramente, chiaramente, vengono discusse queste cose e concludiamo con una sezione sulla entropia della funzione di densità marginale, la chiama così, mediata, perché sono medie che loro fanno, su tutte le frequenze naturali.
E che cosa scoprono? Che l'entropia del sistema aumenta, no diminuisce. E questo deve essere chiaro. E guardate, con quest'altro lavoro scientifico, questo papier tremendo, quello che conta è quello che c'è scritto qui, cioè qui in fondo. E cosa c'è scritto? Forniamo un'espressione per la produzione di entropia, produzione di entropia, non diminuzione, in questo sistema, scoprendo che il suo valore positivo è direttamente correlato alla dissipazione allo stato stazionario nel raggiungimento dell'ordine, c'è scritto così, attraverso la sincronizzazione. Capisci a me, l'entropia aumenta sempre, no diminuisce. E questo perché accade? Accade perché il secondo principio della termodinamica dice che nel tempo l'entropia aumenta e l'entropia è l'ordine. Quindi c'è qualcosa che sta ordinando tutto il movimento dell'universo e noi siamo cose in movimento e noi ci stiamo sincronicizzando anche senza accorgercene. La trasformata di Fourier è questa cosa misteriosa, questa in una dimensione, questa in due dimensioni, ma non cambia nulla. Guardate, cosa dice la trasformata di Fourier? Sostanzialmente dice, al di là del fatto che c'è un integrale, una cosa strana, c'è una funzione che guarda come al solito, E elevato a qualcosa, e questo sarà il tormentone, E elevato a qualcosa che dipende da x e dipende da pi greco, è qualcosa che in più dimensioni non solo dipende da x ma dipende anche da y, sempre per pi greco, sempre c'è questo numero E elevato a qualcosa. Vuol dire questo. Cosa dice Fourier? Tutte le volte che io ho un'equazione che io posso scrivere come voglio io, questa equazione è incasinatissima, io posso pensare che è fatta di sottoequazioni che si sommano una all'altra per dare il casino finale. E queste sottoequazioni sono tutte seno di qualcosa. Questo dice. Io ho un'onda quadra e io nel tempo vedo quest'onda quadra che oscilla così, ma non so, ma te lo dice Fourier, che quest'onda quadra è fatta dalla somma di tante onde sinusoidali con frequenze differenti, tutte sommate insieme mi danno il risultato finale. Che cosa stiamo facendo noi qui? Noi stiamo guardando questa realtà, e questa realtà, che è l'onda quadra, ci sembra che noi la vediamo bene. Che cos'è che ce la fa vedere meglio o peggio, io rispetto a te o rispetto a un altro? È la capacità di scegliere quante di queste onde costruiscono quest'onda. Perché se io quest'onda qui la costruisco solamente con due pezzi, mi viene uno schifo la ricostruzione. Se ci metto 10 onde, più o meno complesse, la vedo meglio. Se ci metto 100 onde, la realtà la vedo meglio. Quindi il mio cervello cosa fa? Una trasformata di Fourier della realtà virtuale. Come credete che funzionino i programmi delle fotografie dei telefonini quando gli dici fammelo più scuro, fammelo più chiaro? Con la trasformata di Fourier. Allora, guardate l'esempio. Siccome io ho disegnato una roba a cazzo, questa roba qua, cioè veramente incasinata. Allora, siccome ogni seno di omega t più fi è uguale a un cerchio che gira, e vi dirò di più, la frequenza può essere sia positiva che negativa, cioè con questo trucco si può andare indietro nel tempo, perché quando c'è una cosa che gira così, mentre gira te fai la proiezione sul foglio, e se gira in senso orario o se gira in senso antiorario, c'hai sempre la stessa proiezione. Quindi la proiezione con questo sistema, di queste sinusoidali, funzionano per la descrizione del tempo positivo e del tempo negativo. Questo vuol dire frequenza negativa. Allora, questa cosa qui deve essere descritta da un certo numero di cerchietti. Vediamo un po'.
20 cerchietti. Guardate come il puntatore descrive esattamente tutto quello che sta succedendo, perché quella curva che io ho costruito è in realtà la somma di 20 sinusoidi differenti che corrispondono con fasi diverse a 20 cerchietti di grandezza diversa. Capite che cosa vuol dire qui la consapevolezza? La consapevolezza è il numero dei cerchietti. Se io, il mio occhio, vede la realtà come 20 cerchietti, io sono riuscito a vederla abbastanza bene. Se io ho poca consapevolezza di quello che vedo e non ci capisco una sega, ci metto 3 cerchietti e quindi la realtà mi appare fatta malissimo, perché mi apparirà tutta schiccherata, tutta quadrata. Ecco, allora questo che cosa vuol dire? Che noi vediamo la realtà sotto forma di una equazione matematica che il tuo cervello sta facendo una trasformata di Fourier di quello che vede. È per questo che noi abbiamo percezione della realtà differente, perché abbiamo la capacità del nostro cervello di fare una trasformata più grande o più piccola. Questa è una cosa meravigliosa. Tutto sostanzialmente gira. L'universo è quindi, come dicevano gli antichi, un grande chakra, una grande ruota che gira, dove dentro ci sono delle altre rotelline che girano, ma tutte queste altre rotelline che girano hanno una caratteristica fondamentale: sono in fase tra di loro, sono un unico ingranaggio fatto di tante rotelline diverse, come questo, vedete? Io sono questo, quello è Giuseppe, quello è Francesco, che sta dall'altra parte dell'universo e non si rende conto che sta facendo, grosso modo, specchio, guarda caso, le cose che sto facendo io di qua. E lui non se ne rende conto. Facendo così, queste sono anche 4 cellule del nostro corpo che stanno facendo qualcosa in fase. E l'universo è una immensa trasformata di Fourier. Quindi tutto l'universo è scindibile in tantissime seno di omega t più fi che sono tutte collegate tra di loro. Quindi qualsiasi cosa faccia io, se vado al gabinetto 3 volte al giorno, il presidente degli Stati Uniti verrà ammazzato 15 volte al giorno. Cioè io sono colpevole dell'attentato di Trump a questo punto, in qualche modo inconsapevolmente, purtroppo o per fortuna, perché tutto è collegato insieme. C'è questo che poteva essere l'effetto farfalla, che i meteorologi chiamano così, cioè una farfalla si appoggia su una bottiglia di acqua in Italia e fra 20 anni a Singapore ci sarà il terremoto. Vuol dire questo, e la trasformata di Fourier te lo dice, non si scappa da questa visione delle cose, vedete? E non solo te puoi pensare che tutte le rotelline siano collegate insieme. Quindi sostanzialmente questa è la visione degli antichi induisti, tra le altre cose, detta così tra di noi. Ma si può vedere che anche l'universo gigantesco è come una grande ruota esterna che gira. C'è un problema fondamentale. Questo è un universo in armonia. Quando è che l'universo non è in armonia? E qui si ritorna a dire sei malato. Quando fate finta che una di queste rotelline sia di gomma e quando viene sollecitata dalle altre rotelline a girare, siccome si crea un po' di attrito, questa rotellina gira lo stesso agganciata, ma si deforma, diventa un casino, cioè è come se te camminassi in una marmellata lentamente, facendo uno sforzo della Madonna e chiaramente distorcendo in parte anche tutti gli altri che c'hai intorno, perché se te rompi i coglioni a te stesso, figurati come lo rompi a quegli altri. Beh, funziona così. Funziona così. Allora, ecco che c'è la necessità di fare una cosa, cioè di mettere tutti in risonanza. Ci possiamo mettere tutti in risonanza? Come cavolo si farà? E qui c'è il colpo di stato della scienza. C'è la teoria della risonanza evolutiva. Che cosa dice la teoria della risonanza evolutiva? Dice, non è vero che c'è stato il creazionismo, non è vero che c'è stato l'evoluzionismo, che sono due momenti poi, uno di creazione e l'altro di evoluzione, di un unico fenomeno che è la natura dell'universo. Quando è che c'è l'evoluzione? L'evoluzione c'è quando un oggetto che sta all'interno di un campo quantico vibra
Ecco, per esempio, il suono ha la stessa frequenza di vibrazione del campo esterno. In quell'istante si crea un fenomeno di associazione perché le derivate prime delle due funzioni di io che sto dentro e dello scatolone che mi contiene sono uguali. In quell'istante c'è un fenomeno che ci sincronizza, quindi io vado in risonanza e questa risonanza mi porta a ascoltare la musica a 432. Ma che bella questa musica! Ma come mi piace! Ma come... Perché in quell'istante il tuo corpo va dietro a quella direzione lì, perché aumenta la simmetria tua interna che diventa uguale alla simmetria dell'universo. Due italiani che hanno pubblicato questo lavoro scientifico gli hanno fatto un culo della Madonna e sono scappati. Invece questi c'hanno ragione, le cose funzionano così e ora lo dimostriamo, perché loro lo dimostrano a parole e a formule di fisica quantistica. Innanzitutto, noi ora lo faremo vedere da un punto di vista termodinamico, di statistica. Ci sono due modi per vibrare, uno nello spazio e uno nel tempo. Vedete? Nello spazio il baricentro qui rimane lo stesso, invece qui il baricentro si sposta in questo modo, quindi c'è una variazione, un'oscillazione lungo l'asse dello spazio e un'oscillazione lungo l'asse del tempo, cioè un cambiamento, una vibrazione nello spazio-tempo che è un oggetto solo per la fisica moderna, non due cose, non c'è lo spazio e il tempo, c'è lo spazio-tempo. Bene, guardate, facciamo la simulazione. Noi ammettiamo di essere qua. Più bassa è l'energia, più siamo contenti. E ammettiamo di essere una pallina. E la pallina oscilla, trip, 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 così. Cioè, se io sono io, provo, per migliorare la mia posizione, a votare a sinistra. No, sono nella merda, ritorno qui. Provo a votare a destra. No, sono nella merda lo stesso. E ti sembra di essere il massimo, che da lì non ti toglie più nessuno. Questo non è uno stato stabile, è uno stato metastabile, perché se succede qualcosa e la pallina va in alto, si accorge che dopo può scendere qui. Qui si sta meglio. Allora, sostanzialmente, facciamo muovere la scatola così. Va bene? Ci sbattiamo la scatola dentro, vediamo un po'. Ci mettiamo la pallina e la pallina, mentre la scatola sbatte, fa questo lavoro. E poi, quando la velocità di sbattimento della scatola diventa uguale allo sbattimento della pallina, la pallina ha la probabilità di andare da uno stato metastabile a uno stato stabile. Questa è la teoria del TRE. In questo contesto, vediamo se possiamo dimostrarlo. Qualcuno avrà compreso questo, ma sicuramente nella fabbrica di chiodi questa cosa la sanno bene. Allora, il problema della fabbrica di chiodi è che l'operaio che nel 2020 ha fatto questo filmato, che ha sconvolto tutti quanti su internet, era uno che gli avevano dato il compito di inscatolare i chiodi senza fare fatica. I chiodi a un certo punto si allineano tra di loro. I termodinamici vedono questo film e impazziscono perché non è possibile che l'ordine aumenti, deve aumentare il disordine. E io gli dico: no, guarda che te hai capito male. E quello che succede è proprio questo che è descritto qui. Che cosa succede? Perché questa è una cosa scientifica che è stata utilizzata dal packaging, cioè da coloro, gli ingegneri, che studiano come impacchettare i prodotti quando escono dalla fabbrica spendendo meno. A loro gli interessava questo. Noterete che questi chiodi hanno sostanzialmente un sottomultiplo di lunghezza della scatola. Perché se non è così, le cose sono lievemente diverse. Guardate, questo ingegnere americano ha rifatto l'esperimento con una scatola che non aveva questa cosa e quindi riesce a mettere i chiodi nell'ordine, ma alcuni gli scazzano un po', diciamo così, perché la lunghezza della scatola non è un perfetto sovrammultiplo della lunghezza del chiodo. Questo è lo stesso problema della particella nella scatola, che è un problema di fisica quantistica, con gli elettroni lo fanno. Qui troverete delle altre
punti di riferimento dove si nota che l'hanno fatta anche con gli spillini. I fisici che hanno visto questa cosa per la prima volta impazziscono e dicono: no, non è possibile, avete fatto il filmato al contrario. E invece l'ingegnere ti dimostra che le cose non sono così. Purtroppo, per fortuna per noi, ha ragione Malanga e non ha ragione lui. Questa cosa la puoi fare anche con i dadi. Guarda, i dadi sono disordinati. Scuoti con l'opportuna frequenza lo scatolone e i dati diventano ordinati. Ma questo lo puoi fare anche con un'altra cosa. Per esempio, guarda, questo l'avrete visto su YouTube, ce ne sono una ventina di questi qui diversi. La prima cosa che ho fatto, io ho cercato di capire se era un trucco oppure no. Vedete questa cosa qui? Guardate cosa succede ora. Arriva il giapponese. Cinese, butta tutto a caso e poi comincia a oscillare velocemente. E a un certo punto ritira fuori l'ordine perfetto. E guardate che c'è una bella differenza tra prima e dopo. Vedete? Sono posizionate in modo differente le cose. Qui vedete c'è un bullone in alto dove prima tutti i bulloni erano di sotto. Quindi, tra le altre cose, questi sono esempi, ce ne sono almeno 20 o 30 di questi filmati che vi fanno capire una cosa fondamentale. È successo qualche cosa da un punto di vista termodinamico che dice che la teoria del TRE, cioè la teoria della risonanza evolutiva, è corretta? Sembra di sì, ma bisogna capire perché ciò accade. E ciò accade perché c'è una formula, che è la formula dell'entropia, dove dice che il numero dei microstati, cioè come te puoi essere, ordinato o disordinato insieme a tutti i tuoi compagni, dipende da questa formula qui. E il numero dei microstati nel tempo diminuisce, perché l'entropia, cioè l'ordine, cioè la simmetria, aumenta. Quindi, se prima eravamo tutti seduti, tutti in piedi, mezzi seduti, mezzi in piedi, uno buttato per terra, incasinati in questa stanza, poi tutti alla fine decidono di vedere il film e si siedono. In quell'istante c'è un solo microstato, seduti. Prima c'era un casino di microstati. All'inizio dell'universo c'è un casino di microstati: il Sole, la Luna, i pianeti, le galassie, l'antimateria. Un casino allucinante. Shiva ancora non aveva messo ordine, direbbero gli induisti, alla situazione. Succede una vibrazione e lì parte l'evoluzione. In 30 secondi, vedete, questa è una curva di probabilità. Questa curva, perché si chiama di probabilità, te lo dico fra un secondo. E guarda caso, è e alla meno x al quadrato, ancora la solita strana struttura. Se questa rappresenta la probabilità che un evento accada, per esempio un evento, una monetina sull'asse suo può cadere o a destra o a sinistra, va bene? E ci può cadere facendo 20 rotolate oppure una rotolata sola. O di qua o di là, facciamo un esempio, no? Si potrà fare con il lancio dei dadi, eccetera, eccetera. La probabilità totale che questo evento accada deve essere, per problemi matematici, uguale a 1. Allora, però, noi abbiamo un problema, perché l'area che rappresenta la probabilità totale in questo contesto non è uguale a 1, ma se uno fa i suoi conti scopre che l'area è uguale a pi greco, radice di pi greco. Nessun problema. Si prende quella formula e si fa in modo che questa cosa diventi uguale a 1. Come si fa? Facile. Si divide per 1 diviso radice di pi greco. Allora questa diventa un pochino più bassa e questa è la rappresentazione probabilistica che un evento può accadere. Gli statistici hanno bisogno anche di un altro parametro, cioè la grandezza di questa curva, perché questa curva è più ampia più ci sono possibilità, più stretta quando c'è una sola possibilità o minori possibilità. Quindi c'è un parametro che è stato raggiunto, che è la famosa densità di probabilità, rho. Benissimo, fatto così. Questa è l'area, è uguale a 1 ed è la rappresentazione della probabilità di un evento. Magnifico. Nello spazio, ovviamente, cioè in due dimensioni, invece di esserci e alla meno x quadrato, ci sarà e alla meno x al quadrato più y al quadrato, che guarda caso è l'equazione di un cerchio.
x quadro più y quadro uguale r quadro. Va bene, allora la semplifichiamo ancora di più, eccola qua, e alla meno r quadro. Morale della favola, noi ora abbiamo capito tutto. Questo è l'integrale finale, che rappresenta la probabilità, la gaussiana, in uno spazio-tempo. Questa è l'asse della energia. Va bene, meraviglioso. E questo è le formule sostanzialmente finali che ci permettono di arrivare qua. Meraviglioso. Guardiamolo nella realtà dei fatti. Nella realtà dei fatti lo troviamo, la studiamo questa cosa con un signore che si chiama Galton. Galton che ha inventato la tavola di Galton. L'avrete vista tutti. La tavola di Galton è una tavola fatta con i chiodini. Fatta con i chiodini. A triangolo, c'è cioè un chiodino qui, due chiodini, tre chiodini, quattro chiodini, cinque chiodini, e poi fanno cadere delle monetine dall'alto e le monetine, sbattendo sui chiodini, cadono per terra e riempiono diverse scatolette, che sono queste. E si vede come sostanzialmente tante monetine vanno al centro e un po' meno vanno fuori. Guarda, è una curva di probabilità. È la curva di probabilità di questa che è la tavola di Galton con le palline. Te prendi la tavola con tutte le palline che stanno qui sotto, la giri, le palline cascano qui dentro e riproducono statisticamente questo problema. Meraviglioso. Noi che cosa abbiamo fatto? C'è qualcuno che l'ha fatto e questo funziona con tutto, anche con gli esseri umani. Allora, un professore che non sapeva cosa cazzo fare, un giorno era arrivato 2 ore prima al suo college inglese, dove mi fanno ridere perché sono tutti già, vedi, già tutti vaccinati e vestiti uguali. E gli ha dato, a ognuna delle studentesse, gli ha dato uno di quei vecchi VHS, sai, quei filmettini che si mettevano nelle cassette, no? E gli ha disegnato una tavola di Galton per terra e gli ha detto: tutte le volte che tu hai la possibilità di andare a destra o a sinistra, decidi se andrai a destra o a sinistra. In fondo c'è un tavolo dove poggerai, a seconda di dove arrivi, la tua cassettina. Il risultato finale è questo. È incredibile. Questo per dire la probabilità funziona di questo tipo sugli elettroni, sui fotoni, sugli esseri umani, sulle pulci. Questa è la tavola di Galton. Galton è l'inventore dell'epigenetica, è il primo che nel 1700 ha usato il termine epigenetica, studiando statisticamente come l'evoluzione delle specie poteva andare da un punto di vista statistico. Bene, bene. Noi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo chiesti: cosa accadrebbe se mentre le palline cadono in verticale, noi prendessimo la tavola di Galton e facessimo così? Ho detto: vuoi vedere che succede qualcosa? Andiamo a vedere se qualcuno l'ha fatto questo esperimento. E scopriamo che non l'ha fatto nessuno. C'è un istituto in Inghilterra, di fisica, che dice: se ci avete delle domande da pormi, ponetemele, aspettiamo un po'. Fra un anno vi daremo la risposta se qualcuno ha risposto. Nessuno si era mai posto questo problema, ma nel 2024 qualcuno si è posto questo problema. Non hanno ancora risposto. Ora troviamo la risposta. Questa è la tavola di Galton elettronica fatta con un iPad, che ha dentro di sé i sensori gravitazionali, per cui se tu fai così, la pallina sa che te la stai spostando perché risente della forza di gravità e della pendenza con cui hai impostato il tuo iPad. Questo è il risultato delle palline che cascano nella tavola di Galton. Prendo il mio iPad e comincio a scuoterlo così per vedere se succede qualcosa. E quello che succede è questo. Si comincia a stringere la probabilità. Che cosa sta succedendo? Una cosa allucinante, la teoria della risonanza evolutiva ha ragione. Ogni buchetta qui è un tipo di microstato. Mano a mano che io faccio, impongo, cioè dall'esterno alla scatola quantistica una vibrazione, il numero di probabilità decresce fino ad avere un solo microstato interno. Questa è l'evoluzione. Tutte le specie che noi abbiamo nel mondo, mano a mano che ci sarà l'evoluzione, diventeranno una specie sola, che
che sarà la specie evoluta. E questo ha una caratteristica fondamentale, qui c'è scritta tutta la spiegazione. La caratteristica è questa. Come vedete, la densità di probabilità al quadrato si è ristretta, perché mentre c'era la possibilità che gli eventi potessero accadere in tanti modi, quando io faccio questo lavoro la probabilità si restringe e si crea un solo microstato. L'area della gaussiana è 1, prima e dopo. Che cos'è l'area? L'area è l'entropia, perché la rappresentazione dell'entropia è la rappresentazione di un'area, dice Hawkins, poverino. Cioè, l'informazione che te hai di un corpo è un'informazione che riguarda un'area, non riguarda il volume dell'oggetto di cui stai facendo i conti. Quindi, l'entropia dell'universo, prima e dopo, è sempre uno. Ma allora che cos'è che cambia? Cambia il numero dei microstati, cioè localmente, pur essendo l'entropia sempre una, aumenta la simmetria del sistema, perché si crea un solo microstato. Da un punto di vista termodinamico, cosa vuol dire? Che tutte le informazioni che ci sono qui dentro, di tutte le specie viventi su questo pianeta, dove si dice che è la biodiversità che produce la evoluzione della specie, qui sembrerebbe andare tutto al contrario, e invece no, perché questa biodiversità contiene delle informazioni che non possono essere perse, ma tutte vengono cedute all'unica specie che è in grado di andare avanti. Quindi questa specie conterrà dentro di sé tutte le informazioni della biodiversità di tutte le altre specie, ed il futuro dell'universo è questo: si crea solo un'unica razza. Un po' nazista questo, eh? Un'unica razza che sarà questa, e che non sarà la razza dei Mario Draghi, eh? Sarà tutto il contrario. Questo è fondamentale. Quello che succede matematicamente è che questa curva di probabilità si chiude in un picco solo. L'ammazzamento del pacchetto d'onda viene chiamato così da un punto di vista di fisica quantistica, questa roba qui. Vedete, con l'acqua, quando te butti l'acqua, l'acqua si comporta come un solo oggetto, tutto attaccato insieme, e si riforma la compattazione del sistema, quindi si stringe tutto, non viene più rispettata la gaussiana normale. Questa è la teoria della probabilità. Vedete che c'è scritto qui? Logaritmo di questa roba qua, che è il logaritmo di una cosa, quindi è proprio l'equazione della probabilità. L'entropia è uguale al meno logaritmo di qualcosa, dei microstati. E qui ci sono i microstati, e sono i microstati che dipendono da due dualità, pi greco e numero di Nepero, e questo numero qui che è quello che ti dice quanto ti devi stringere per ottenere un risultato unico, sostanzialmente. È un numero preciso che si può calcolare, sostanzialmente. Quindi, quando la gaussiana si stringe, quello che succede è che l'informazione non va persa, ma va convogliata tutta in un'unica specie, che sarà quella che farà da bevitore delle informazioni che vengono da tutte le altre parti. Questo è il futuro dell'umanità. Dice, ma te lo sei inventato con la tavola di Galton? Guardate, prendete un esperimento che viene fatto e pubblicato sulle riviste scientifiche. Prendi due soluzioni, le poni al freddo, queste ghiacceranno a un certo punto. Bene, chi è che ghiaccia prima? Quella, quindi, che diventa più evoluta, più orientata verso l'ordine. Quella che è sottoposta a vibrazione. Gli elementi della vibrazione producono il ghiacciamento e l'impacchettamento molto più velocemente dell'altra che rimane liquida. Maggiore coerenza. Questo ha a che fare, dice l'articolo, anche con la forza di gravità che c'è nella tavola di Galton. Questo è un altro esperimento dove
strutture cubiche di opportune molecole nell'acqua, ghiacciano e si impacchettano meglio, perché il packaging è sempre la cosa più importante, solo se ci sono opportune vibrazioni in tutti e due i sensi. Vi ricordate i chiodi? I chiodi faceva così e così, perché ci sono due lati, per cui ci sono due frequenze di vibrazione. Quando ci sono tre giocatori a cerchio, che si a triangolo, che si lanciano la palla l'uno con l'altro, si è scoperto da questo lavoro di psicanalisi che i tre giocatori vanno in fase dopo i primi 3-4 tiri, perché ognuno in qualche modo è come se fosse una pallina collegata con due molle alle altre due palline, cioè sono tre palline collegate con tre molle, a un certo punto va tutto in risonanza. La risonanza ancora nel mondo della quantistica. Che cosa succede nel mondo della quantistica? No? Ce lo possiamo chiedere. Nel mondo della quantistica c'è la sincronizzazione classica che indica persistente entanglement nei sistemi isolati quantistici. Cioè l'entanglement altro non è che una risonanza fra due cose, da questo punto di vista. Quindi i fotoni che vengono creati a coppie di due sono entangled tra di loro. Ma non solo, si scoprirà da lavori quantistici, non ve lo sto a leggere questo, però qui c'è scritto una cosa fondamentale, che l'approfondimento della quantizzazione in questi sistemi quantistici, facilmente osservabile, accade anche con atomi, qui fa l'esempio degli atomi ultrafreddi, ma il processo di sincronizzazione è legato alla coerenza quantistica che fornisce l'entanglement, e questa cosa accade anche quando due fotoni, due elettroni non sono entangled tra di loro, ma in opportune situazioni questi si agganciano, perché fanno come i pendoli, si scambiano delle informazioni. La materia è fatta di tanti chakra tutti attaccati insieme che fanno tutti la stessa identica cosa. Ecco perché ora scopriamo che, tra parentesi, questa è una roba che hanno fatto al Max Planck hanno partecipato anche degli italiani sul Nature Communication, quindi non sul giornale di Topolino, anche i sistemi quantistici possono sincronizzarsi attraverso l'auto-organizzazione senza alcun controllo esterno. Questa sincronizzazione si manifesta nella proprietà più strana quantistica dell'universo, che è l'entanglement. Quindi la sincronia è legata a tutti gli stati della materia. Giornali importanti, sì, la sincronia di un battito, può predire la sincronia con altre menti, cioè quello che succede nelle orchestre, quando i vari suonatori suonano, nel giro di pochi minuti i loro elettroencefalogrammi si sincronizzano tra di loro, per esempio. O la bambina piccola e la mamma che canta, i due cervelli, elettroencefalogramma, si sincronizzano fra di loro, utilizzando il ritmo della musica. Questo è scritto in questo articolo qua, e questo è quello che io velocemente porto avanti. Fanno vedere un puntino luminoso che si muove su uno schermo mentre un tizio racconta una storia. Mentre il tizio racconta la storia, muove gli occhi, e hanno potuto notare come attraverso questa empatia che si forma, il movimento degli occhi di chi sente e di chi legge segue sincronicamente le stesse armoniche. È incredibile. Ma le onde sonore possono essere trattate con questo approccio, le onde sono onde, non sono particelle, finché sono particelle, finché sono monete, finché sono elettroni, va bene, ma le onde, e qui c'è scritto, vedi, il ritmo della vita come una sinfonia di oscillatori, sostanzialmente funziona così, e il problema è che il suono, la vibrazione, produce problemi di guarigione, chiamiamoli così, nei tessuti biologici. E qui ci ritroviamo con lo stesso autore che avevo nominato prima. Ancora qui c'è scritto, in questo articolo,
e lo vedete qua, nell'Amstrad c'è scritto che si può rimodulare il DNA, riprogrammando il DNA con opportuna frequenza. Questo dice l'università che ha studiato queste cose. Quindi non è più New Age, questa è scienza pura. E il problema è che l'entropia è nel suono, va in qualche modo calcolata, e allora c'è qualcuno che ha deciso di calcolare l'entropia. Come si fa a calcolare l'entropia nel suono, in un'onda sonora? L'entropia in un'onda sonora è energia, sostanzialmente, e quindi è scambio di calore, e quindi è scambio di informazione, e quindi i modelli entropici utilizzati per calcolare le cose di cui dovevamo calcolare vanno benissimo per il suono. Quindi il suono sostanzialmente è informazione. Cosa dice? Mostriamo che l'entropia è una misura della informazione ceduta nel passaggio dalla teoria classica del suono e della vibrazione, e SEA, che è la teoria che stanno utilizzando loro, l'hanno chiamata così, che il SEA è la sua controparte termodinamica, cioè il suono è informazione, l'informazione è entropia, l'entropia aumenta sempre, quindi quando noi siamo scorrelati tra di noi, ci autocorreliamo, anche se non facciamo niente, perché l'entropia, il secondo principio della termodinamica, dice che l'entropia deve aumentare, e l'unico modo per aumentare è che noi ci si sincronizzi insieme tra di noi. E cosa accade ai fotoni? Rispetto a Gauss, che cosa accade ai fotoni? Perché i fotoni sono particelle? No, sono onde. No, sono onde particelle, non lo so. Vi lascio andare a fare pipì e poi ne riparliamo.